Ma tu ti rendi conto che sono quasi passati 2 mesi 50 giorni in pratica. da quando si è fermata la Serie A? E dicevamo, ma come faremo senza Serie A per 50 Io sono stato giorni? Per sollevatissimo, sinceramente come se stava a metà sollevatissimo. Roma? Proprio tranquillo, rilassato, anzi, mo sono preoccupato per come ricomincerà. Io! Parlo per me, tifoso della Roma. Poi Se fa ovviamente venire a sudare la mortacci tua. In generale sono contento di rivedere tutta la Serie A, le partite, le altre squadre, la classica quotidianità calcistica. Siamo qui per parlarne. Mamma Detto mia. questo, Ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. chi ripartirà a bomba dopo questa super sosta? Mamma mia, Lasciate non lo so, una marea di mi piace su questo video per supportare i nostri contenuti calcistici. Vi ricordiamo che è gratis. Fateci vedere tutto il vostro supporto proprio perché sta per tornare con prepotenza la Serie A. Iscrivetevi e attivate la campanella su entrambi i canali YouTube dove parliamo di calcio per non perdervi neanche un video. Se lo fate, ogni volta vi arriverà la notifica sul cellulare. Abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio. Vi lasciamo tutti i canali in info box o direttamente compariranno qui durante il video. Prima di cominciare, consiglia loro l'applicazione più bella per seguire il mondo del vi calcio. basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e correre a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Risultati delle partite in tempo reale, curiosità, statistiche, notizie. Mo' che riparte la Serie A, vi fanno rivedere pure gli highlights, non solo della Serie A, della Serie B, della Serie C. Sta per riaprire il calciomercato. Se attivate le notifiche per qualsiasi notizia in tempo reale, vi arriva subito la notifica e restate aggiornati su tutto. Se ancora non l'avete scaricata, che cosa state aspettando? Ve lo ripetiamo, è gratis, la trovate nel link in descrizione. Sai che me l'ero dimenticata la classifica? No, io Io no. poi, se io poi so uno che capirai, non mi ricordo quello che mi sono mangiato un'ora fa. Ah no, non ho pranzato. Però tu capisci bene che fa effetto, no? Rivedere la classifica dopo 15 giornate a 50 giorni di distanza, con Sì. una giornata che incombe, con un big match che incombe, perché si scontreranno Napoli e Inter, Sì. e potrebbe, scusatemi, a suo modo, essere uno scontro già decisivo per i futuri, no? De Napoli e Inter. Certo, ovviamente, guarda, non tanto secondo me per l'Inter, perché a prescindere dal risultato si ritrova in una situazione di classifica abbastanza, tra virgolette, ancora comoda, anche Dipende se quelli che sono gli non è obiettivi. il termine giusto, però si ritrova in una posizione in cui c'ha un discreto margine sul settimo posto, che è di 3 punti, occupato dalla Roma attualmente, e altrettanti 3 punti di Ma a distacco dal Roma Milan. gioca. Se perde con Napoli, a Roma gioca potenzialmente. Se Ok, vince. male che vada, per l'Inter si ritrova a 6 punti dal secondo posto, Ma e mancando ridimensionamento ancora, ulteriore no, perché. non è ridimensionamento ulteriore perché ci manca ancora tutto un girone di ritorno. A recuperare 6 punti è un attimo, non te lo devo Ok, spiegare però Inzaghi, la dirigenza dell'Inter, credono io. Oh, ma giochi col ancora, lo Napoli, eh? so, Giochi contro il credono Napoli. ancora nella possibilità scudetto perché hanno E detto sbagliano. non è Non impossibile. è sbagliato. Su questo è sbagliato perché non puoi dire di puntare allo scudetto con 11 punti di ritardo. A mio modo di vedere, al momento non è proprio fattibile. Provare a puntare, a Non dipende recuperare. dall'Inter, dipende dal Napoli. Quello è poco ma Perché sicuro. se il Napoli decide di Però rallentare, allora è un altro discorso. dirlo alla vigilia di una partita che ti può permettere praticamente di recuperare 6 punti sullo scontro secco, perché se batti il Napoli, non Sì, so se mi sto a comunque. spiegare. Certo, ovviamente Cioè, c'hai un altro restano a tipo. 41, tu da 30 vai a 33, Certo, da ma 11 li hai punti battuti. diventano 8, ovviamente, però comunque secondo me il discorso ho detto per l'Inter non cambia più di tanto. Più che altro può essere diverso per il Napoli, c'è una valenza un pochino più importante, perché se il Napoli alla ripresa del campionato dovesse perdere contro l'Inter, che al momento è quinta, dai modo alle altre, non solo ovviamente quelle che stanno sotto, Ma di devono vincere però, recuperare, devono ovviamente. vincere però. Ovviamente devono vincere, ma dai modo comunque alle altre squadre di credere in qualcosa che al momento non sembra fattibile, perché se il Napoli si ritrova con 8 punti di vantaggio dopo 15 giornate, io mi faccio una domanda e mi dico: ma è possibile fermare sto Napoli? Se 8 dovesse punti dalla seconda, ovviamente. vincere contro l'Inter, io proprio non do più nessuna possibilità a nessuna delle squadre. Là è solamente il Napoli che può prendere lo scudetto e buttarlo nel cesso.
quanto è determinante dal punto di vista psicologico ripartire dopo una sosta di 50 giorni a prescindere dalla squadra con una vittoria. Per il Napoli, secondo me, ripartire con il piede giusto significa ripartire da dove avevano chiuso. Sì, sicuramente. Partire lo stesso dal giro. Dal punto di vista psicologico ti cambia completamente la vita, secondo me. Perché dal punto di vista Napoli, per le altre è un po' diversa la situazione. Un'eventuale sconfitta, là devi essere squadra. Perché poi il Napoli, ricordiamocelo, in 15 partite ha fatto 13 vittorie e 2 pareggi. Non ha mai perso in questo campionato. Prima o poi una sconfitta dovrà arrivare. Ma forse, e anzi tolgo il forse, il momento migliore per perdere non è proprio la prossima partita. Ripartire con il piede giusto, dimostrare di essere una squadra che macina e poi eventualmente gioco forza prima o poi dovrà accadere, no? Certo. Però sei ripartito col piede giusto, hai rimesso la testa a posto, tra virgolette, sì. Capito? Come dicevo prima, riparti da dove hai lasciato è un altro discorso. Se invece riparti con una sconfitta, puoi perdere quelle certezze, sì. O meglio, quell'imbattibilità. Quella squadra imbattibile che sembrava alle prime 15 giornate. Assolutamente sì, perché se poi vedi non solo è il dato delle vittorie che fa abbastanza impressione, 13 su 15 partite totali e altri 2 pareggi, ma anche comunque è una macchina da gol, 37 gol fatti, tantissimi. Comunque subiti pochi. Subiti veramente pochi. Solamente Lazio e Juventus hanno la difesa migliore di quella del Napoli. Insomma, diciamo che il Napoli è al momento la squadra per distacco migliore della Serie A per quanto dimostrato nelle prime 15 giornate. Se riparti con una vittoria contro una diretta concorrente, possibile, vale triplo. Possibile, ripetiamo, diretta concorrente, perché ad oggi con 11 punti di distacco non si può parlare di Inter diretta concorrente del Napoli. Però sulla carta sono due squadre fortissime, entrambe fortissime. Vincere contro l'Inter metterebbe in risalto ancora di più tutto quello che è stato fatto nelle precedenti 15 giornate. Sai che non mi ricordo? Ecco, questa è un'altra variabile importante. Sì. Perché è Inter-Napoli. È Inter-Napoli. E non è Napoli Inter. Quindi ricordiamoci però come è andata a finire Milan-Napoli a San Siro. Quindi non sottovalutiamo che comunque l'Inter giocando in casa ci avrà vita facile o comunque ci avrà qualche possibilità di rettare. Un vantaggio non indifferente ce l'ha dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della tifoseria, dal punto di vista della sosta. Perché la sosta può, quando Inzaghi dice, quando l'Inter dicono crediamo ancora nella possibilità di recuperare punti, lo dicono perché sono passati 50 giorni e si sono raffreddati forse i bollenti spiriti del Napoli, e quest'Inter che ci ha avuto delle incertezze durante la stagione c'ha la possibilità di risettare psicologicamente il discorso che facevamo all'epoca appena finita la 15ª giornata, no? Che dicevamo a chi farà meglio la sosta, a chi farà peggio. È un discorso secondo me a doppio senso e non sapremo mai la verità, perché teoricamente la sosta può fare sia bene che male a qualsiasi squadra. Sì. Dipende dal punto di vista da cui la analizzi. No, ma no? È una roulette, è veramente una roulette, perché come abbiamo già detto in un video che abbiamo fatto non appena è finito la Serie A nel 2022, può succedere qualunque cosa a chiunque, perché è una situazione dove non ci si è mai messo piede, non ci sono dei precedenti di soste così lunghe dopo 15 giornate per mondiali o competizioni continentali abbastanza importanti. C'è stata la pandemia di mezzo, che è una cosa abbastanza simile. È una cosa un po' diversa, ma è subentrata pure, se vuoi fare un parallelo, è subentrata in un periodo diverso rispetto a questo, quindi non si possono comunque paragonare. La pandemia è subentrata da marzo, qua parliamo di fine novembre, metà novembre, parliamo proprio di due cose completamente diverse. Qua il campionato è ancora bello lungo, ci saranno tantissime partite da giocare, vediamo quello che succede. Salernitana-Milan, Sassuolo-Sampdoria, Spezia-Atalanta, Torino-Verona, Lecce-Lazio, Roma-Bologna, Cremonese-Juve, Fiorentina-Monza, il big match tra Inter e Napoli e Udinese-Empoli. Cioè, paradossalmente, tutte le inseguitrici del Napoli hanno scontri sulla carta molto abbordabili, no? Quindi potrebbe il Napoli sentire pressione nonostante il vantaggio acquisito importante dei 8 punti dopo 15 giornate? Un minimo, la trasferta neanche al Maradona, che dici, oh,
i tifosi, il calore, la voglia di ripartire col piede giusto. Basta, la butto là, la dico a caso, ma non troppo, uno svantaggio, un Inter che passa in vantaggio. Cioè, là secondo me, nella ripresa, in questa partita, a mio modo di vedere, vedremo quella che è la vera forza del Napoli. Perché se cominciano ad avere qualche momento di difficoltà, cosa che è fisiologica, e riescono a sopperire a quel momento, il Napoli quest'anno non lo ferma nessuno, secondo me. Se invece dimostra, scusami, chiudo il discorso, dimostra i limiti che ha mostrato nelle passate stagioni, verso la fine della stagione, in alcuni casi proprio all'ultima partita, se comincia a mostrare questi scricchioli, questi piccoli limiti, allora non dico che non lo vince, ma si da oggi in poi si andrà per un campionato più equilibrato. Non lo so, non so fino a che punto, perché secondo me il Napoli, come abbiamo già detto prima, se dovesse vincere contro l'Inter, prende il volo, non la ferma più nessuno. In teoria sì. Viceversa, però, dovesse arrivare una sconfitta, non è detto che il Napoli necessariamente mostrerà dei limiti in quella partita. Perché può darsi pure che è una partita dove il Napoli darà tutto per tutto e l'Inter vince a culo. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che non possa succedere il contrario come è successo in Milan-Napoli. Certo, certo. Quindi è capace pure che il Napoli darà una dimostrazione di forza. Ma io non parlavo di quello, però, Cioè, io parlavo la partita, non tanto della partita storta, magari una partita che l'Inter merita di vincere, che vince 1-0, gli può togliere, ma non tanto nella partita, non parlavo di partita secca, parlo proprio dell'andamento futuro, no? Gli può togliere psicologicamente, cioè la grande squadra è quella che anche di fronte, l'ha mostrato il Milan anche l'anno scorso, alcune partite le ha perse, ma poi alla successiva non ha mai più steccato. Guarda, secondo me, ti dico la verità, il problema non sarà tanto per il Napoli, sarà più che altro che darà modo alle altre, come ho già detto prima, di poter credere in qualcosa che al momento non è fattibile. Perché secondo me il Napoli, anche se dovesse prendere una brutta partita o comunque non dovesse vincere contro l'Inter, dovesse essere messa sotto dall'Inter nei 90 minuti, secondo me non ci saranno grosse ripercussioni in casa Napoli. Più che altro sono i vari Milan, Juventus, Lazio, la stessa Inter, che possono credere di poter arrivare a qualcosa che al momento sembra irraggiungibile. Ma il Napoli, secondo me, in un modo o nell'altro, già dalla partita successiva, riprenderà a fare quello che ha fatto nelle precedenti 15. Mi sembra che la successiva contro, dopo l'Inter c'è la Juventus, se non mi sbaglio. No, ti sbagli. Ok, no, ce n'è. Ok, ok, quindi poi già c'è Napoli-Juventus. E poi c'è Napoli-Juventus. Mi ricordo che erano a distanza di una di una decina di giorni, sì, l'una dall'altra. Napoli-Juventus. Quindi se tu pensi che intanto l'Inter può battere il Napoli, va benissimo, ma il Napoli dalla prossima c'è la Sampdoria. Tu credi che il Napoli, dopo la sconfitta con l'Inter, possa avere pure un calo e una prestazione negativa che non gli permetta di avere 3 punti pure contro la Samp? Mi sembra al momento contro, un discorso abbastanza contro sta Sampdoria difficile. Mi sembra veramente utopico, no? Però ecco, la mia provocazione era il Napoli che in passato ha mostrato dei limiti, ha mostrato di essere una squadra veramente forte, ma che a un certo punto si spegne un po'. Si spegne e perde dal punto, secondo me l'unico limite che ha mostrato il Napoli in passato è dal punto di vista mentale, perché so anni che è una grande squadra, ma al momento so anni che dimostra avere... di avere un organico importante. No, al momento non al lo momento sembra non la sembra mia provocazione è anche dal se punto perde di vista alla mentale. Prima con l'Inter, poi non rischia magari di andare in confusione? Non credo proprio, okay. Assolutamente no. Come lo vedi il Milan alla ripresa con 8 punti di distacco dalla prima della classe? Il Milan si deve dare tanto da fare, ma per quanto può darsi da fare non dipende solo dal Milan. Milan non deve più sbagliare, non ha più possibilità di errore, non c'ha più margine d'errore. Però a prescindere da quello, se il Napoli pure lo stecca 8 punti mai. Però è già successo in realtà a fine girone d'andata, distacco di 8 punti. Mo vediamo come si chiude il girone d'andata, che distacco. Perché ci sono state possibilità di 8-10 punti e poi magari ho visto tante statistiche dove chi aveva 8 punti di margine dopo 15 giornate non ha mai perso lo scudetto. Mai. Mai. Quindi mi sembra, mi ricordo male io allora. Mi sembra abbastanza difficile. Vediamo, perché a 18 giornate ne mancano 3 piene, 19. Ah, 19, scusa. 19, ne mancano 4 addirittura. Sono 4 giornate per far finire il girone d'andata. Però ripeto, il discorso torna sempre là, è il Napoli che deve crollare. Le altre possono fare quello che vogliono, ma se il Napoli non si ferma, non c'è modo di c'è poterlo riprendere. C'è poco da fa. Senti, due rapide paroline anche sulla Juventus, no? Sì.
che è la squadra che sta più passando in osservata, in sordina, anche per le difficoltà, i problemi, le inchieste. Sì, diciamo che la Juventus c'ha altri tipi di riflettori puntati addosso, non tanto sul campo quanto per tutte le vicende societarie, se così le vogliamo definire. Però zitti zitti, in pratica, terzi in classifica, con la miglior difesa, con la miglior difesa, 7 gol subiti, a meno 2 dalla seconda della classe, ossia il Milan, no? Sì. E in pochi forse potevano aspettarselo per come era partita questa Juventus. In pochi non si stanno rendendo conto che la Juventus ha chiuso nel migliore dei modi, perché è uno dei migliori filotti, assieme sei a quello delle consecutive, assieme a quello del Napoli, ovviamente, che n'ha mai perso quest'anno. Però zitti zitti, con un organico che sembra indietro anche per le tante assenze, difficoltà sul campo e non riesci a segnare, Ortomuso una volta l'Ortomuso non ti riesce, via dicendo. La Juventus può prendersi almeno un posto in Champions? Può eventualmente o ipoteticamente, in caso di una situazione del Napoli più umana, provare a lottare, perlomeno lottare fino alla fine per lo scudetto? E te faccio un discorso simile anche per la Lazio, per l'Inter già me l'hai detto? Ma, purtroppo il ragionamento rimane sempre lo stesso, non vedo al momento nessuna in grado di poter lottare per lo scudetto contro il Napoli al momento. Poi magari verrò smentito, perché poi lo sappiamo, può succedere qualunque cosa in qualunque momento. Però ad oggi ti ripeto, non vedo nessuna in grado di poter lottare contro il Napoli per lo scudetto. Se mi chiedi però in particolare della Juventus per un posto Champions, io ti provoco e ti dico che al momento mi sembra la più sicura di tutte le altre che può avere un posto in Champions. Più sicuro del Milan, più sicuro della Lazio. Addirittura pure del Milan? Sì, al momento sì. No, secondo me no. Più del Milan no? Al momento sì. Ma al momento te parlo, eh. Più te parlo del al Milan momento. No, ma manco dell'Inter in realtà sono convinto, eh. Per me la Juve più della Lazio, più dell'Atalanta e più della Roma, quello sì. Ma più dell'Inter e più del Milan non credo. Io al momento la Juventus la vedo proprio come la seconda forza del campionato. L'andamento che ha fatto nelle ultime parla per loro, ovviamente, sì. Eh. Sì. E rientreranno tanti calciatori a ruota, sì sì sì, rientreranno tanti calciatori, che sono stati indisponibili, quindi più che altro vedo la Juventus come quella squadra dove segnarli è veramente veramente difficile. 7 gol presi in 15 partite equivale a dire mezzo gol a partita subito, poco, veramente poco, oppure prendere un gol ogni due partite. E comunque è un dato di fatto, secondo me clamoroso, che potrà essere portato avanti dalla Juventus, gli potrà dare dei risultati clamorosi sotto questo punto di vista. È la seconda al momento, irraggiungibile anche per la Juventus il Napoli. Vediamo però Milan e Inter, perché il Milan comunque non riparte secondo me in maniera molto facile con questa ripresa. Salernitana-Milan è una partita molto molto difficile, ma poi ci sono pure delle assenze pesanti in casa Milan. L'Inter ovviamente gioca contro il Napoli. La Lazio mi sembra che gioca contro il Lecce. E lo dico immediatamente. È Lecce-Lazio, quindi diciamo che la Lazio può fare tranquillamente bottino pieno. In teoria, però pure sto Lecce, sai che... No, non è semplice giocare contro il Lecce, però... Ma in generale io penso che proprio nella ripresa, a prescindere da big match o da match più abbordabile, sì, cioè se gioca con una spensieratezza diversa, come se fosse magari la prima del campionato per alcune realtà più piccole, secondo me è come se non si guardasse la classifica. Poi certo, la Sampdoria ovvio che guarda la classifica e dice, il Verona guarda la classifica e dice, però ecco, la tranquillità di un Lecce che comunque nelle prime 15 ha fatto quello che doveva fare e che non sta facendo male, lo so, però può dare quel qualcosa in più in casa contro la Lazio che deve andare là. Non c'hanno nulla, diciamo che al momento sono, capito, tranquilli e non c'hanno nulla da perdere, quindi possono prendere dei punti che in altre occasioni non avrebbero mai preso. È un discorso che faccio anche per altre realtà medio, certo, piccole, che però si stanno comportando bene in lo campionato in termini di punti fatti. Lo stesso tipo di discorso secondo me lo possiamo fare per il Bologna, visto che abbiamo parlato della Lazio. No, per favore, Roma. No, per favore. Io ti dico la verità. Mamma mia, c'ho una paura. Tanto ci stiamo, poi arriveranno live reaction, eccetera, eccetera, arriverà tutto quanto. Tanto ormai ecco, è questione veramente dei giorni, parliamo di pochissimo. Io la Roma non la vedo per niente bene contro Bologna. Io, se al momento le devo dire, secondo me la Roma non esce vittoriosa, non esce con i 3 punti dalla sfida contro Bologna. Sensazione mia,
Poi che vediamo. Spero io che però non sbagli. Io non ho assolutamente buone sensazioni per la variabile. Il Bologna mi sembra una squadra che al momento è decisamente più in forma rispetto alla Roma. Vedendo c'è stato sempre 50 giorni di vuoto. C'è stato 50 giorni di vuoto, però andando a vedere come si è chiuso il 2022, vediamo. Mi sembra che Bologna dipende da Dybala, sia dipende... una squadra completamente diversa rispetto alla Roma. Dipende dal rientro di Dybala, dipende da tante cose, dipende vediamo. Da tante variabili. Vediamo. E la Roma gioca all'Olimpico? Sì, Roma Bologna. Ok, senti, due paroline anche sull'Atalanta, allora, che riparte contro lo Spezia in trasferta, una squadra che ci ha avuto sicuramente l'Atalanta c'ha avuto una chiusura di queste prime 15, soprattutto nelle ultime 3 sconfitte consecutive. L'Atalanta è quella per in forma, cioè nel senso è quella che ha chiuso peggio il 2022 dopo un exploit, se così lo vogliamo definire, nelle prime 10 giornate del sì, campionato. Erano primi praticamente. Esatto, erano secondi a ridosso del Napoli, quindi diciamo che l'Atalanta ci aveva avuto un grande inizio di campionato, poi si è completamente persa nelle ultime 5 perdendo addirittura 4. Però diciamo che contro lo Spezia, che è ancora una squadra un pochino così, possono ritrovare la via della vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Switchare psicologicamente, cioè, la sosta è un'occasione può buona, fatto bene. È un'occasione buona per l'Atalanta sicuramente. Fateci sapere la vostra qua sotto nei commenti, non mi voglio dilungare ulteriormente perché sennò veramente dura un'ora come classico, tanto tornerà anche quel contenuto. Torneranno. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali sociali in descrizione e contenuti consigliati. Alla prossima ragazzi con un nuovo video. E grazie per la visione. Ciao. Ciao ragazzi.